l'impegno che ci siamo presi il sindaco in campagna elettorale, negli incontri che ha fatto con i cittadini, perché era un tema molto sentito, il tema della sicurezza urbana, del presidio del territorio, della prossimità rispetto alle nostre comunità locali. E lo abbiamo mantenuto da subito, è stata una scelta importante. Già a gennaio sul nostro bilancio abbiamo messo 1 milione di euro di spesa corrente proprio per l'assunzione di 30 nuove unità. Questo è un segnale importante di coerenza perché ci siamo presi degli impegni e li abbiamo tradotti da subito in pratiche amministrative e quindi nei prossimi giorni partiranno le assunzioni che andranno proprio a coprire le necessità che ci eravamo presi come impegno nei confronti della città. Questo verrà anche implementato con i presidi territoriali, quindi ci sarà un'implementazione e quindi un incremento dei servizi sul territorio, proprio nella logica della prossimità dei servizi che la città e l'amministrazione comunale vuole dare appunto alle nostre comunità locali, quindi non più il cittadino che va in amministrazione, ma è l'amministrazione che si sposta e va verso i cittadini. Questo credo sia un cambio importante proprio nel rispetto degli impegni elettorali che ci eravamo presi in campagna elettorale.